Opinioni contrastanti tra i cittadini di Torre del Greco sulla validità del vaccino. Domenica 27 dicembre 2020 inaugurato il Vax Day. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto la voce dei torresi. Mi sembra che sia arrivato il momento affinché sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che i nostri politici si rendano conto che chiaramente la pandemia è diventata un'emergenza, per cui il vaccino è per tutti una realtà e deve essere assolutamente somministrato nel più breve tempo possibile a tutta la popolazione. Quindi lei è fiducioso? Assolutamente sì. Se perdiamo la fiducia è la fine, penso. Che sono favorevole e speriamo che vada tutto bene. E spero di farlo il più presto possibile. Finalmente riusciremo a dare una svolta a questa pandemia. Si spera nell'immunità di gregge. Lei si sottoporrà al vaccino? Certamente mi sottoporrò al vaccino come ci sottoporremo tutta la nostra famiglia. Mi auguro nel buon senso delle persone, tutto qua. Qualcuno può darsi che serve perché gli anziani sono soggetti maggiormente a questo problema, mentre per altri si può fare anche a meno. 27 dicembre 2020, una data che rimarrà nella storia mondiale, la data del vaccino. Vengono somministrati i primi vaccini per combattere il virus Covid-19. Che cosa ne pensa? Penso che sia una cosa buona, però bisogna vedere a noi poi, del popolo comune mortale, quando arriverà il suo vaccino. Perché già il nostro governatore ha dato un brutto esempio, che se l'ha fatta prima lui. Quindi deve pensare prima ai cittadini, i malati, chi ha delle patologie gravi, gli anziani, e poi pensava a lui. No, come fa? Per me ha sbagliato, in questo campo qua ha sbagliato proprio nettamente. Lei è favorevole? Favorevole, perché almeno stanno dicendo che questo è l'unico per combattere questo maledetto virus. E poi speriamo solo nel Signore. Come persona sono un poco titubante, perché non so quello che mi verrebbe iniettato. E in via di sperimentazione propongo di farlo alle persone anziane e ai soggetti a rischio. Anche io come insegnante dovrei farlo, però non so se lo farò, perché non mi fido tanto, onestamente. A mio padre, che ha 88 anni, lo farò fare sicuramente. Io penso che sia un'arma buona per combattere questo Covid. Speriamo che lo possano fare un po' tutti, che tutti abbiano la volontà di volerlo fare. Perché comunque è un'arma a nostra disposizione per combattere il Covid, perché abbiamo visto che siccome lui si è anche trasformato ed è un po' più aggressivo, queste mascherine non le potremo togliere né mo e né mai se non facciamo il vaccino. Poco di buona volontà, e lo facciamo tutti qua, tutti quelli che sono a rischio come me. Ho una certa età, tengo un po' di diabete, lo sai che vaccino a me mi serve. L'importante è mantenersi ottimisti. Certo, dobbiamo essere ottimisti, solo che ci dobbiamo liberare di queste mascherine, perché sì, ci proteggono, però sono diventate qualcosa di... E se un'altra cosa ti dico, i giovani questo Covid lo vivono in modo diverso da noi anziani. Noi soffriamo perché c'è la lontananza con gli amici, perché quando uno ha una certa età, quello che ti rimane è l'amicizia, il poter stare insieme alla famiglia. Questo ci fa sentire il peso degli anni, cosa che invece prima no. Se torno indietro all'anno scorso, di questi tempi, io andavo a ballare, andavo in palestra, stavo con le amiche, faccio parte di un'associazione di volontariato, stavo a contatto con gli altri, quindi la mia età non la sentivo, io ho 71 anni, quindi adesso i 71 anni sono diventati pesanti, adesso mi sento vecchia. Io sono a favore, perché dobbiamo essere a favore della scienza, perché innanzitutto come sta andando la situazione, diciamo solo con la scienza e diciamo con la nostra fede si può capire se il futuro nostro deve andare avanti o no. Io penso che dobbiamo essere tutti d'accordo con la scienza e il vaccino si deve fare.